Salve a tutti ragazzi, io sono Mist e benvenuti nella sezione di lotte della Random Building Challenge, episodio 2, con questo team costruito intorno all'Atias in maniera semicasuale. So che queste sezioni delle lotte sono quelle che aspettate di più, non mi piace molto il building, lo so come vanno queste cose, però mi dispiace, ma è una serie completa, quindi dovrete prima vedervi il building e poi la lotta, altrimenti non ha senso farla così a random. Quindi cerchiamo questa prima lotta, l'audio c'è, sì, c'è il nostro bell'audio. Ci troviamo davanti a un team abbastanza particolare. Non lo vedo molto di overused, diciamo. Quindi il suo mega è molto probabilmente Pinsir. E noi, io manderei. Allora, inizierà molto probabilmente con. Non lo so, mi aspetto molto Flygon, però un po' anche Tangrowth. E con Flygon e Tangrowth davanti, la scelta migliore secondo me sarebbe. Vabbè, Ball se c'è. No, perché quel Flygon probabilmente è scarfato. Quindi, oddio, è caduta la bottiglia d'acqua. Per fortuna non era aperta, se no avevo allagato la casa. Adesso avrei voluto avere tanto Rhino scarfato. Iniziamo. Diadramelech. Perché anche una base di Bulk. No, eccolo il Tangrowth. E adesso secondo me vuole andare di. Vabbè, ha una difesa questo qua che non sto neanche a dirvi quanto è alta, quindi attaccare direttamente con Gelopugno sarebbe un po' stupido, però tanto per vedere quanto gli facciamo. Avrei dovuto andare in campo e Tundurus, lo sapevo. No, invece gli facciamo un modesto quantitativo di danni. Adesso io predicterei l'entrata di Slowbro senza troppo. Predict, diciamo. No, va di Focus Blast. Diciamo che adesso è il momento per me di mettere il sostituto, perché in caso volesse switchare, volesse fare qualsiasi cosa, lui probabilmente si aspetterà un Controforza Ghiaccio. No, invece mi butta giù. Controforza Ghiaccio quanto ti fa? Quanto ti fa? Voglio sperare di mandarti KO. No, non ti mando KO. Knock off. Quindi quell'Introforza Ghiaccio chi la può incassare? La può incassare B-Sharp. Allora, intanto Fulmine dovrebbe mandarti capo comunque, quindi predicto un'entrata di B-Sharp, dato che mi funziona il sostituto. 74? No, sono appena sotto. Avrei bisogno. No, aspetta, 74, 148. Sì, sono appena sotto. Quindi andiamo di Thunderbolt. No, Slowbro, Slowbro! Eccola la predict. Eccola la predict. Quindi adesso chi potrà mandare in campo? Si aspetterà un altro Fulmine, secondo me. Ed eccolo lì il Flygon che va giù di Introforza Ghiaccio. Perché allora col Flygon era scarfato, ne sono sicuro. Perché si aspettava un fulmine di entrare e poi farmi una mossa tipo Dragon Artigli. Quindi GG per me. E a questo punto sono pronto a sacrificare questo Pokémon. Ma non voglio regalargli una danza spada nel caso volesse farlo. Quindi vabbè. Adesso il nostro Rhino. Che userei Terremoto, onestamente. O Pietra Taglio. Perché lui switcha, però non so su chi switcha. Perché se si prende una zuffa, è molto probabile che voglia andare su Slowbro Tangrowth per sacrificarli. Quindi andrei di Pietra Taglio per evenienza. Eccolo Slowbro. Beh, ho fatto bene a non usare zuffa. Perché incassava zuffa e magari aveva anche il Vitorso Lelmo. E lì non era davvero una situazione gradevole. Tangrowth, tu mi vuoi andare prepotentemente di una mossa erba, secondo me. Quindi. No, è appunto giga assorbimento, non te lo lascio fare giga assorbimento, bello mio. Comunque Zuffa dovrebbe avere una potenza superiore, giusto per farti un po' più di danni. Ecco appunto, ti ho fatto quasi i danni che ti avrei fatto con, come si chiama? Gelopugno con l'assorbisfera. E adesso lui ha il suo Focus Blast. Ed è il momento di mandare in campo Rhino, perché Rhino con Zuffa adesso fa lo sweep, secondo me. Adesso fa lo sweep. Dipende. Con cosa potrebbe voler incassare uno Zuffa? Mandibuzz? Mandibuzz è l'unica possibilità. Eccolo là che si prende la pietra taglio in faccia e la Bend fa il suo effetto perché non l'avrei mandato KO senza Bend. Almeno penso, perché Mandibuzz ha una difesa molto 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 alta. No, siete disconnesso. Ho vinto per forfè. Non abbiamo neanche potuto usare Latias a questo punto. Quindi. Oh, il team builder è ancora aperto. Sceglierei un'altra lotta. Vabbè, qua la ladder non si occupa, ma non è il nostro problema. E diamo.
Divertiti, bro. E lui, il suo mega è molto probabilmente Aggron. Vabbè, solo Aggron può essere il mega. E mi aspetto un lead di Mamoswine. How are you? Fine. Con quel lead di Mamoswine io potrei voler iniziare tantissimo con Blueberry. Perché lui inizia con... No, inizia con Scolipede proprio. Adesso gli farei un terremoto, ma non ce l'ho, però ho pietra taglio. Pietra taglio è una bella mossa. Vabbè, sostituto... No, eccolo, miss. Però almeno ti prendi i danni dalla tempesta di sabbia. Qui ci può essere la predict, perché se vuole passare le statistiche su Aggron, a questo punto, lui stallerà e poi quando passerà le statistiche su Aggron gli faccio un bel troppo forte. Allora, adesso va di sostituto. No, ma... È una versione sweeper. Io ti sto amando. Io ti sto amando. Versione sweeper. Non me la sarei mai aspettata. E con mai intendo davvero mai. Ci ha fregati. Non è una cosa che ti aspetti vedendo uno scolipede. Iniziamo il timer semplicemente per problemi di lag miei. Baton pass, eccolo il baton pass. Eccolo il baton pass su Aggron. Eccolo lì. Però adesso potrebbe voler andare di terremoto. No, non posso rischiare. Non posso rischiare per niente. Eccolo che resiste. No, dannazione. Ho fatto troppi pochi danni. Adesso però mi posso tranquillamente suicidare sparando un pugno scarica. Perché quel pugno scarica gli fa male. Fa il 5%. Quanti danni. Sperando non sia un set con rest talk. Adesso che cavolo andiamo? Possiamo provare Baal. Ma solamente provare. Perché se ci butta giù ci sweepa tutto con Mega Aggron. Perché non abbiamo nessuno per tankarlo. Neanche eccolo, Rest Talk. Però questo potrebbe andare un po' più a mio vantaggio. Perché posso provare a mettere il sostituto. Se lui fa Sleep Talk. No, va di Acqua Tele. Benissimo. Possibilità di vittoria da parte nostra è di beccarlo con un terremoto. Tanto non ha nessuno veramente vulnerabile. Perché? Ah, fa la faccia. Ecco, lo speed. Con la velocità così aumentata lo speed comunque. Got good hit, thanks. Azorill, che andrà molto probabilmente di... Andrà di Aqua Jet. Voglio provare ad attivare la Key Berry su Fenix. No, Playrug ci ha predittato. Anche se ve lo dico con tutta onestà, non nutro molta fiducia nella vittoria in questa lotta. Vabbè, Moonblast, tu puoi attaccarci quanto vuoi. Adesso vai di Bellidrum, eccolo là. Aqua Jet non so veramente quanto potrebbe farci. Spero di resisterlo. No! Aia. Aia. In ogni caso abbiamo Aeon, sperando di fare lo sweep della vita. Sperando davvero tantissimo di fare lo sweep della vita. Quindi, psico... Ho notato solo adesso che ha le mani verso il dietro. Carino. Carino sì. Eccolo. Manni, che dobbiamo buttare giù in un colpo. Dobbiamo incassare l'Ice Shard. No, non lo buttiamo giù in un colpo. Eccolo lì. Ed eccolo lì che forse... Abbiamo una minima possibilità di fare un bel paraflinch e buttare giù tutti i Pokémon dell'avversario con Metal Testata. Eccolo Gengar, si aspettava la zuffa, ma io ti faccio Metal Testata. Ah, ma non lo sfido quel Gengar, quindi potrebbe usare tranquillamente Disable o Will-O-Wisp, ancora meglio. Ecco, no, è un bel GG. Questo per quelli che potevano scrivere. Ma mister, è troppo facile così. No, non è facile. E comunque un team casuale che non mi studio, quindi anche se sono Pokémon di tier più alte rispetto alla precedente Random Building Challenge, è comunque, cioè, comunque quella competizione sana. Tra l'altro abbiamo incontrato una persona abbastanza educata, non i soliti pirla di Showdown, quindi potrei dirmi anche felice di aver perso contro tale persona. E prima sconfitta,
Prima partita con questo team e prima sconfitta. E vediamo un po' il rank. 4 vittorie e una sconfitta. Cioè 3 vittorie e una sconfitta. GG. E andiamo subito a cercare la seconda lotta. Cioè, intanto vibra il mio cellulare, non so se lo sentite semplicemente perché è scarico. Un momento. Sì, benissimo. E adesso lui con chi potrebbe iniziare? Lead di Venusaur, probabilmente. E in ogni caso la mia scelta migliore sembrerebbe essere chi? Bluebelly? No, Rhino forse. No, se inizio di Venusaur è meglio andare. Eccolo! Bisharp. Se vuoi farmi privazione, vai pure. Perché io mando in campo il mio Terrakion. Eccolo lì! Eccola lì! Fatto una scelta sbagliata, caro mio. Hai fatto una scelta sbagliata. Adesso entra il Gliscor, palesissimo, però voglio vedere quanto faccio con un pietrataglio. Perché tu ti aspetti uno zoom. Take a crap. Be right back. Ok. Have fun anyway. Io attivo il timer perché non ho tempo per aspettarti fisicamente. Posso temporeggiare bevendo un sorso d'acqua, però non compenso bene. Il suo mega Lopunny è il primo mega di nuova generazione che abbiamo incontrato in queste Random Building Challenge. Penso di sì. In ogni caso, se ti sbrighi, bro. Comunque, parlando, vi sta piacendo il gameplay di Horas che sta andando avanti? Io non ho ancora iniziato a registrarlo, lo ammetto, però spero di fare una cosa carina, ovviamente. Molti progetti in cui spero di mettere tutto il mio impegno, spero che si noti, vorrei fare una bella guida competitiva. Vabbè, ma che parlo al futuro, dato che voi l'avete già visto, a meno che non mi sia arrivato in ritardo il gioco, cosa che non, spero davvero non sia successa. Quindi molti di voi avranno dedotto, misto, ma ci saranno 19 Random Building Challenge, 19 episodi, ebbene sì, spero di farli tutti e 19. Ho l'obiettivo di farli tutti e 19, saremmo arrivati anche ad una ventina con la serie normale, dato che è stata interrotta non per mia volontà, ma per volontà della forza media di Showdown che è aumentata così esponenzialmente. Ecco, l'ha missato, però voglio comunque vedere, ti faccio uno sfracello di danni con Pietrataglio e non dite che non è vero. Eccolo là. Eccolo. Lo resistiamo. Adesso è rimasto con uno di vita. Missare adesso sarebbe una cosa bruttissima. E poi ci manderà molto probabilmente Bisharp in campo. Ah, derp. Forgot? Cosa forgot? Che hai dimenticato? Perché proteggi? Vuoi installare Stone Age? Eccolo là. Adesso entra Bisharp, palese. Che va di un. Vuole provare a fare Sbigo Attacco. Allora, manda il tuo Bisharp per farmi fare la predict dello Sbigo Attacco per mandare in campo Adramelech. No, Talonflame. Beh, ma io ho Bluebelly, quindi non mi preoccupo più di tanto. Ecco cosa avrei potuto mettere a Bluebelly. Un bel geloraggio, magari. Non mi fai niente. Non mi fai niente. Ti prendi pure i danni della tempesta di sabbia. Io adesso cosa farei? Lui si aspetta un pietrataglio. Io piazzo le rocce, per evenienza. E poi si può andare tranquillamente su Adramelech se manda in capo Gliscor. Perché andrà molto probabilmente di geloraggio. Ecco, perché forfeiti? Perché forfè tipo Okedak? Beh, noi facciamo andare avanti questa lotta perché ha forfettato e facciamo l'altra. Oh, mi sa che faremo una quarta. Sai che faremo una quarta lotta, bello mio. Tu qua stai ancora qua, benissimo. Faremo una quarta lotta, dato che quella non era una lotta. Good luck. Anzi, no, è fun, perché meno ipocrite. Lui ha Big Boy Man, che è il soprannome per eccellenza di Regirock. E anche uno Sharpedo che è il suo mega e che, da cui dobbiamo tenerci molto a distanza. Inizierà molto probabilmente con Crobat. E voglio spaventarlo con un Rhino o con un Bluebelly. Rhino. Regirock. Che potremmo buttare giù di Zuffa. Però lui potrebbe anche mandare in campo Chandelure, quindi vorrei scoutare un po' cosa fa. Mandando in campo Tyranitar. No, lui va di Thunderwave, abbiamo fatto bene a switchare. Quindi adesso cosa possiamo fare se non piazzare un po' di Levitroccia? Ma
Ah, mi piace anche tu. Beh, piazziamo questi. No, iniziare il parafinch, per favore. Non iniziare il parafinch. Ti inizio anche il timer per cattiveria. Tanto qua, come va? Sì, ha perso per inattività. Non fare parafinch. Non so come reagire in questo momento. Non so davvero come reagire in questo momento. Oh, almeno questo. Almeno. Potevo anche fare un troppo forte prima, ma no, dai, perché non fare tre paraflinch di fila? Quindi, cosa si può fare adesso? Lui ha molta difesa fisica e ha Iron Head e Tuononda. Quindi, siamo in una situazione critica. Potrei minacciarti di Focus Blast mentre vado di sostituto sperando che tu switchi. Ma no, è troppo. No, ha missato Stone Age, ha missato Stone Age. Un po' di Axe pure per me. Quindi andiamo di fulmine senza problemi. No, gli facciamo metà vita. No, gli facciamo metà vita. Speriamo in un miss da parte tua. Perché quello ci può portare verso la vittoria. Provo una volta. No, ah, switcha proprio. Quel Gardevoir che è. Agli avanzi, quindi non c'è spinta, quindi posso provare. No, Hyper Voice. No, Moonblast. Moonblast, benissimo. E adesso un fulmine dovrebbe buttarti giù perché abbiamo quasi 800. Cosa? No, aspetta, aspetta, aspetta. Ha emulato il Sorbivolt. Errori, errori. Made in Mist. Errori bruttissimi. Bruttissimi. Made in Mist. Mi vergogno di me stesso. Ha emulato Sorbivolt e io non me ne sono reso conto perché non appare la notifica come nelle lotte online. Piccola pecca di questi server. Allora, vado di Calm Mind, vedendo un po' cosa vuole fare lui. Andrà su Crobat. Ok, e a questo punto spero che voglia farmi una mossa fisica tipo Brain Bird per attivarmi tutto quanto. Oppure un bel taunt. The Fog. Ah, ha levato le rocce a tutte e due. Quindi adesso probabilmente switcherà. E vado di Wish. Cross Poison, benissimo. Ci attivi la difesa. Io vado di Wish tranquillamente. Adesso posso andare in Distorted Powers come se non ci fosse un domani. Non ha. No, ha Sharpedo il muro. Sperando che non mi avveleni. Non penso abbia provocazione questo Pokémon. Ma in caso ce l'abbia, non voglio rischiare di stallarmi un po' con Desiderio e. Come si chiama? Desiderio calmamente. E l'abbiamo portato giù il primo Pokémon avversario. Questo team non si è rivelato un successo come quello del primo episodio, onestamente. Sarà colpa di Latios che non è tutto sto granché come Mega Evoluzione, a quanto vedo. Probabilmente sì, o sarà che era Salamence ad essere estremamente forte. Andiamo di Moonblast. Sì, va di Tuononda lui, benissimo. Benissimo, inizia il Parafinch. Che non sopporto, almeno questo te lo voglio buttare giù e poi voglio iniziare a meleggiarmi con gli altri miei Pokémon. Non mi fa molto. Avrei potuto fare un po' di Calm Mind Stall ad averlo saputo. Peccato. Machamp. Vai di nella testata. No, eccolo. È innamorato. È innamorato. Adesso vedete come posso iniziare a fare desiderio? Perché parlo? Perché parlo? Mi ha fatto. Non mi buttava giù senza critico. Ne sono sicuro, non mi buttava giù senza critico. Perché parlo? Perché parlo? Vabbè, emula levitazione, però. Psichico lo incassa bene. Non so davvero che fare. Posso provare ad andare su Dramalish e sperare di resistere. Però resisto. Sperare che non switch, no, predictare uno switch su qualcuno che resiste il pugno scarica, che andrebbe ad essere Chandelure in questo caso. No, non predicta niente. Hola, ok. Possiamo sperare nello switch, nello sweep di terremoto. Possiamo solo sperare, vabbè, tu fai protezione per scautarmi. Però, a meno che Chandelure non abbia palloncino, non è nessuno switch, diciamo, gratuito da fare.
Allora, cancelliamo completamente questa lotta dall'esistenza umana. Trace, no, lo so, I know. Questo succede quando registro alle 11 di sera. Mi dimentico di traccia. Molti di voi si iscriveranno dopo questo errore. Adesso possiamo provare. No, no, non c'è speranza di vittoria. Non c'è speranza di vittoria. Proprio nessuna. Nessuna. Posso provare a stallarti con ripresa sperando tu di predicti, no? Vabbè. Era chiedere troppo. Era chiedere davvero troppo. Quindi un bel GG. Lo so. E quindi, un bel GG. In questo episodio è un po' più floscio, però comunque sempre carino da fare. Potrei provare a mettere testata a fare un bel paraflinch, però non riuscirei a buttare giù Sharpedo. Vabbè, tu ti proteggi adesso. Non è. Beh, ha già capito che sono Scarfed. Quindi adesso switcha. Chandelure. C'è corpo di fuoco magari. Possiamo provare a farlo dentro. Comunque, come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se volete vedere altri episodi. No, lui è scarfato. Ricordatevi di guardare quello già registrato, ossia l'episodio 1 di questa serie. Magari andate a vedere quello fatto in precedenza. Sono 11 episodi. Trovate la playlist, appunto, tra le playlist del canale, in cui estravamo totalmente random, usavamo anche Pokémon Never Used come Masquerain e roba del genere. E seguite come al solito la serie su Horus che sta andando in onda sul canale in questo periodo, almeno spero se non è in onda, se non ci sono contrattempi. E come al solito nei commenti potete dirmi quale volete sia il prossimo Pokémon su cui faremo questa Random Building Challenge. E continuando a dare un tocco di Mr. Battling, io vi do appuntamento ad un prossimo video.